Ho avuto la sensazione che il Verona fosse più pronto di noi a fare questa partita, anche se poi ci sono stati tutti i presupposti per poter rimetterla in piedi, al di là del gol che abbiamo preso, ma anche due o tre ripartenze nel primo tempo gratuite, quindi quando si parla di qualità, di capacità nel gestire i momenti, è chiaro che una palla in uscita così che mi perde l'attaccante poi crea situazioni sanguinose, no? Se mi consentite il termine. Al di là di questo abbiamo creato tantissimo il primo tempo, pur concedendo, perché comunque abbiamo concesso delle ripartenze importanti. Secondo tempo sembrava che la squadra quasi non ci credesse più, ho provato a cambiare, a mettere quattro attaccanti davanti. Potevamo fare sicuramente meglio, però bisogna dare merito al Verona, che è venuto a fare la partita, ha avuto un palleggio, ci ha fatto delle volte correre a vuoto, ma questo si poteva mettere anche in preventivo. Quello che posso dire che non mi è piaciuto è che sicuramente devi fare una partita molto più sporca, seconde palle, rimbalzi, perché quando di solito vinci questo tipo di situazioni, arrivi prima, sicuramente vuol dire che sei in partita, allora ci sta magari l'errore tecnico, ma poi porti la partita dalla tua parte. La sensazione è che oggi invece non ci fossimo su questo tipo di caratteristiche. Ho cercato nell'ultimo quarto d'ora di poter avere più ampiezza in maniera scolastica, tenendo Stojan a sinistra, una linea a destra e le due punte centrali, per avere più capacità di andare ad attaccare la porta anche in maniera meno ordinata e più sporca. Diciamo che sono stato meno bravo oggi a fare i cambi. Sì, ma non ho preclusioni assolutamente. Io oggi ho fatto delle scelte. Era una partita di applicazione, era una partita di gamba, era una partita di poter eventualmente anche poter portare a casa a partita in corso. Stojan probabilmente me lo sono tenuto come un asso nella manica, al di là che quando entra determina, ma ciò non toglie che Stojan possa giocare tutte le partite restanti da titolare, non ho preclusioni su nessuno.